Ciao a tutti amici delle biciclette recinate, questa sera siamo dal vivo sulla strada e volevo aggiornarvi con la situazione ciclabile a Borgomanero. Borgomanero c'è una ciclabile che è questa, la potete vedere, è lunga circa 300 metri ed è pericolosissima perché è piena di dossi, ma non era quello che volevo dire. Vi avevo detto precedentemente che mi sarei un po' fermato, in realtà con il discorso bicicletta al lavoro, in realtà ho proseguito un po' in bici da corsa, un po' in recinata, e devo dire una cosa, che se si è ben equipaggiati, cioè con una luce che può accompagnare solo da tanti lumen e una luce posteriore con tanti lumen, anche qua che vi faccio vedere dove l'ho montato sul casco, fa più luce di Times Square quando c'è acceso tutto. Devo dire che non ho avuto praticamente più niente da segnalare da quando torno a casa. Al mattino sempre qualche piccolo episodio, però in realtà c'è un concetto che sfugge, che quando la situazione si fa un pochino più pericolosa, come quando sostanzialmente ti vedono col velo mobile che non capiscono come sei, e gli automobilisti ti coccolano, nel senso che vedono che sei lì, sei molto evidente, quindi questo è importante comunque anche per il codice della strada, ma sei molto evidente e ti fai vedere. Nel momento in cui ti fai vedere di notte in una situazione potenzialmente pericolosa, non ti fanno più il pelo, perché non so se si sentono in colpa o altro, ma non credo, credo che sia una questione che ti percepiscono molto, molto bene, e non hanno la crudeltà. L'automobilista non è tanto la crudeltà quanto ti vede come un ostacolo. Ho letto un bell'articolo che magari potremmo segnalare sul blog, che dice che l'automobilista a volte non lo fa neanche apposta. È il fatto che, siccome non c'è una presenza costante di biciclette, ce n'è una ne incontri una ogni 20 minuti, quarto d'ora, l'automobilista non ci fa proprio caso, perché nel cervello dell'automobilista non compare bicicletta uguale mezzo, ma perché è abituato a non vederle. Quindi una critica al mass, una massa critica, lo sarebbe anche per il discorso di avere tante biciclette, vedi Olanda, vedi altre situazioni, dove tu te lo aspetti ogni mezzo minuto, ogni 20 secondi sai che c'è una bicicletta che potrebbe arrivare, e quindi hai un po' questa idea, vedi, bicicletta, ciao, incredibile, qui passa una bicicletta credo ogni mezza giornata, l'abbiamo beccata, fortunatissimo. Quindi c'è questo discorso che è un po' complicato, quasi psicologico, che l'automobilista a volte veramente non ti vede perché non ti percepisce, come non lo fa per cattiveria. Poi ci sono quelli che ti fanno il pelo, quelli sono proprio bastardi fino alla fine. Quindi quello che voglio dire è, da quando è cambiato allora sono sempre andato in bicicletta, bicicletta un po' da corsa, adesso in reclinata, ben visibile, non ho più avuto episodi strani, nonostante appunto strade tutt'altro che sicure, senza ciclabili. Questa, ripeto, è l'unica situazione. Vi saluto da Borgomanero, dalla ciclabile più pericolosa del mondo, dalla città meno ciclabile del mondo, e vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata con due puntate di bicicletta reclinate per tutte. Ciao!